Carissimi studenti, neuroanatomia, continuiamo con il midollo spinale. Come abbiamo detto nella precedente lezione, anteriormente abbiamo la componente motoria costituita da assoni che convogliano impulsi di natura motoria, quindi diretti verso la periferia, alla muscolatura scheletrica, per esempio. Ecco, poi vi dico qualcosa in più, è una componente sensitiva, quindi impulsi di natura sensitiva che dalla periferia sezionando il midollo spinale Rexed, facendo tantissime, ma tantissime fettine del midollo spinale in senso cranio-caudale, ecco, notò in base, in funzione della citoarchitettura, quindi in funzione della morfologia dei neuroni presenti, della densità dei neuroni presenti, notò che ecco, questa morfologia, questa densità di neuroni presenti si ripresentava. E quindi allora cosa ha fatto? Ecco, vedete una sezione di midollo spinale trasversale, che cosa ha fatto in base alla citoarchitettura, quindi in base a, principalmente, essenzialmente alla densità di questi neuroni presenti, alla morfologia di tali neuroni presenti, era presente questa regolarità che continuava ad esserci, e questi, quindi in base a questo suddivise il midollo, la sostanza grigia del midollo spinale. Qui vi ho messo a sinistra, l'ho suddivisa a sinistra, ma tanto a sinistra vale anche a destra, in ben precise regioni che prendono il nome di lamine di Rexed. E quindi in ogni lamina, vedete, numerata con numeri romani, state bene attenti, anche in questa slide che vi avevo preparato vi ho messo l'organizzazione della sostanza bianca. Vedete numero 7 cordone posteriore, numero 8 cordone laterale, quindi fasci di fibre nervose che sono ascendenti e discendenti a livello della sostanza bianca, e state ben attenti, il numero 9, cordone anteriore, quindi l'organizzazione della sostanza bianca. Ma come vi dicevo prima, andiamo a prendere il nostro nervo spinale misto formato dalla nostra componente motoria, impulsi motori che vanno ad esempio a finire ai muscoli scheletrici, e dalla nostra componente sensitiva posteriore. Questa è la regione anteriore, questa è la regione posteriore. Con il nostro ganglio, per ogni nervo spinale la componente sensitiva ha un ganglio, posteriormente. Adesso vedremo un po' meglio. Come vi ho già detto, essendo componente sensitiva, ciò significa, immaginate un nervo che parte da un'estremità di un dito, della mano, del piede, di qualunque altra regione del corpo, e manda informazioni sensitive in base, per esempio, a ciò che state toccando. Come vi ho già detto, fum, ecco, fa questa via qui e quindi va a finire poi nei nuclei, dove viene elaborato quei nuclei di cui vi ho parlato in linea generale in precedenza, che approfondiremo un po' meglio a breve. Vediamo meglio questa, ecco, come è organizzata da un punto di vista neuronale questa regione. Allora, state ben attenti a questa immagine che vi ho fatto. Questo è un neurone pseudo-unipolare, ovviamente ne abbiamo di più, ve ne prendo uno per farvi capire. Allora, state ben attenti, queste sono due immagini, una a sinistra e una a destra, del midollo spinale sezionato. Vi ho già detto che in precedenza vi ho descritto come sezionandolo è possibile suddividerlo in lamine. Vi ricorderete le lamine di Rexed, adesso diremo qualcosa in più. A destra, in modo più semplificato,
Ecco, vedete le aree della sostanza grigia del midollo spinale. Guardate la farfalla, non la sostanza bianca, ma la sostanza grigia del midollo spinale, questa che vi interessa. Ecco, e tanto vale a destra quanto vale a sinistra. Qui vedete solo una parte, ecco, del midollo spinale, una regione. Tagliatelo in due, dividetelo in due, sezionatelo in due. E quindi avete l'antimero di destra, però quello che vi dico, tanto vale a destra quanto vale a sinistra, anche se quando lo vedete è la stessa identica cosa. Quindi tanto vale a destra quanto vale a sinistra. Anche le lamine, qui vedete le lamine a sinistra e immaginate la suddivisione in lamine a destra. Vedete qui le aree sensitive, viscerale, vi dicendo a destra, immaginate la stessa cosa a sinistra, quindi è la stessa identica cosa. Quindi diciamo che c'è una relazione tra le colonne presenti in queste lamine di Rexed che abbiamo nominato in precedenza, abbiamo descritto in precedenza.